questi giorni drammatici stiamo cercando di aiutare quanto possiamo, e appena questa situazione drammatica sarà risolta torneremo in strada. Oggi più che mai sentiamo la necessità di agire per quello che è successo in Emilia Romagna e per i morti che ci sono stati, per le morti e per le persone che hanno davvero perso tutto. Prendo i rischi e le responsabilità che derivano dalla disobbedienza civile. Ho vari processi aperti e me ne prendo assoluta responsabilità, e sono i politici che non si stanno prendendo le loro responsabilità, quella di fare delle politiche climatiche che garantiscano la sopravvivenza delle persone. C'è un formicaio di ragazzi. Per fortuna che ci sono tutti questi volontari, perché bisogna dire proprio grazie a questa gente. Hanno fatto una catena umana, sono meravigliosi, ragazzi meravigliosi. Mio babbo ha 93 anni, vive qui da 78. Aveva mai visto una cosa simile? No, non l'avevo mai visto. Poi dopo prendono per il culo Greta Thunberg per il cambiamento climatico, hai capito? Però, cioè, ragazzi, bisogna entrare in quell'ottica che qui bisogna cambiare un po' anche l'approccio al territorio. Solo la luce, c'è anche questa gente qui. Le questioni politiche sono che dobbiamo andare verso l'ambiente. Avevamo chiuso le scuole per il giorno seguente quando c'era ancora il sole a Cesena. Era la prima volta che venivano chiuse le scuole per una previsione meteo. Questa idea che nel giro di poche ore siano esondati praticamente contemporaneamente 24 corsi d'acqua in Emilia Romagna più centinaia di fossi, incredibile. Cioè, oltre all'intensità, che è naturalmente straordinaria, è l'estensione, cioè qui è mezza regione. Di fronte a questi cambiamenti climatici dobbiamo infrastrutturare il nostro territorio per poter sopportare piogge e piene di un urto maggiore. Sì, sì, nettamente una bella botta. Se volete chiamo anche quelli del piano terra, che c'è un asilo. Sì, l'asilo nido. È esondato, l'acqua è arrivata a 1,60 m e è andato tutto. È casa sua. Casa, questa è casa. Casa è andata, cioè non si è salvato niente. Qua non è mai successo. Sì. Mai. Sono tanto 60 anni che i 70 anni che abitano qua. Sì, mai, sì. Mai è successo. Secondo me sono collegati al fatto del cambio del clima. Sì, secondo più. Me. Ho sentito la polemica che c'è qualcuno che dice che riconsidereremo gli attivisti per il clima che hanno imbrattato il Senato nel caso li vedessimo sparare il fango in Emilia Romagna. Questa cosa non ha senso perché gli effetti del cambiamento climatico, come vediamo adesso qui in questo momento, imbrattano molto di più di un bidone di vernice sulla facciata di un Senato che per decenni non ha fatto nulla per risolvere questo problema. Alla Russa e a tutti gli altri politici che continuano a puntare il dito contro l'ultima generazione che imbratta, vorrei dire venite qui nelle strade, venite a vedere quanto la crisi climatica stia imbrattando le nostre città, venite a vedere tutte le case distrutte, venite a vedere qual è la realtà della crisi climatica. Giornata è stata. È stata un bel po' impegnativa, dalle 9 che siamo qua a lavorare, però più anche ieri. Più tutto ieri, tutto l'altro giorno. Tanto non è ancora finito il problema quello. È arrivata lì dove vedi la linea, vedi? È come se un po' fossimo le sentinelle che giravano in città prima dell'alluvione dicendo attenzione c'è l'alluvione, mettete via i piani alti. Io nonostante sono una di quelle persone che a volte ha avuto anche attacchi di ecoansia, chiamiamolo così, nonostante questo non mi aspettavo di vivere una roba del genere, perché io sappia adesso siamo a 14 vittime climatiche, quindi della crisi climatica e non di vittime di maltempo. Io provo indignazione per appunto per le persone come la Russa, ma anche in realtà per esempio Mentana, che ci punta il dito contro e ci dice che noi dovremmo venire a spalare. Noi qua ci stiamo, il nostro ruolo da una parte è sì di aiutare le persone, che lo stiamo facendo, e dall'altra è anche denunciare l'inazione della politica nei confronti della cittadinanza. C'è qualcuno che ti sta incendiando casa con un lanciafiamme e tu ci butti badilate d'acqua. Ovviamente non funziona, devi fermare il tizio col lanciafiamme. In questo caso, chi è che ha il lanciafiamme?
sono i politici, sono le compagnie petrolifere. E noi stiamo cercando di bloccare quello, e quello si fa attraverso azione politica, per forza, si fa attraverso la disobbedienza civile, prendendo rischi e facendolo con la propria faccia, col proprio nome.